avanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno, ciao a tutti e tanti 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 bacioni a tutte le signore, tanti e tanti abbracci, non è, a tutti i signori, da parte di Paola Belloni e da parte di Svetlana. Svetlana, grazie di essere con noi, per lo sai che ci dai questa energia, questa purezza di fiori, sei piena di fiori, di rose. La purezza di fiori, che bello, guarda, quando apri la gabbetta la purezza di fiori. O è anche meglio, cioè capire, qui diventa, l'ho sempre detto io che l'audience si alza. Fa il picco. Come lo fa il picco? Sì. Allora, quando canta Omar Lambertini, sì. Picco. La ama l'Anna Maria Allegretti. Maria Allegretti piccone, ancora di più. Piccone, ma quando sono insieme, appunto insieme... insieme la zappa, no, dico insieme doppio insieme. Ah no, pensavo il piccolo nella zappa, ecco. No, ma il titolo della canzone, il titolo della canzone, ho capito. Il cabaret della Paola va compreso, non è che è un cabaret che ti fa ridere, basta. Guarda, che uno spettatore ha riso, uno su dieci ha riso, uno spettatore ha riso perché pensava alla barzelletta che gli ho raccontato io una. Omar Lambertini e Ama insieme. Vabbè. Ecco. Comunque sono veramente bravi, complimenti a Omar per tutto ciò che fai. Quante volte ti ho cercato dietro al volto di un amico poco attento, seppellendo un sentimento sotto un chilo di buonsenso, per scoprire che poi è stato solo tempo perso. Prova a immaginare quello che saremmo, non ti avessi mai baciato tutto a un tratto, quella notte senza un senso. Due fenomeni distinti ed inspiegabili, due satelliti nel buio irraggiungibili. E più vedo te, più mi accorgo che non ci sono più ragioni per sentirsi ancora soli. Ogni singolo attimo, ogni piccolo segno mi riporta a te. Dolce musica, ogni battito di questo cuore scandisce le stesse parole. Revival VIP, vediamo che cosa ha preparato la nostra straordinaria redazione, alla quale non smetterò mai di fare complimenti per queste grandi ricerche, sì, per trovare proprio questi filmati di una volta. Che non originali, è una originali. Questo è un regalone, sì. Raffaella Carrà. Ah. Tanti auguri, video originale del 1978. Bello.
Tanti auguri era la sigla del programma Ma che sera, trasmesso sulla Rai nel 1978. Il brano ricevette subito un enorme successo. Scritta da Gianni Boncompagni e da Daniele Pace e musicata da Paolo Olmi, Tanti auguri è diventata una delle hit più importanti della storia della musica pop italiana. Un inno alla libertà sessuale interpretato dalla grande Raffaella Carrà. La canzone racconta la libertà della donna con il sesso ed apre le porte al concetto di gioco e di divertimento. Iconico il ritornello, com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronta e tu, tanti auguri a chi tanti avanti ha, tanti auguri in campagna ed in città. Evviva la Carrà! Alla grande! Che meraviglia! Revival VIP! Volare! Cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra. Quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. È un filmato molto particolare, come del resto è particolare la canzone, sì. Però l'ho eseguita. A me piace molto. Tanto tempo fa la eseguivo proprio questa canzone, la eseguivo da solo, non so, probabilmente saltavo alcune parti e poi invece adesso la faccio. Ti sei doppiato. Mi sono doppiato, ovviamente in registrazione. Quando invece la facciamo in serata, la facciamo insieme con Paola. Si tratta di una delle più belle del grande Lucio Battisti ed è Pensieri e parole da Luciano Nelli per voi. Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo per roccia ormai, che mostrava tutte quante le sue vene, il tempo e sfida il vento e tu lo sai, ma che ne sai davanti a me? Che ne sai di un viaggio in Inghilterra? Che ne sai di un amore israelita? Altri di due occhi sballati che mi ha detto bugiardo è finita. Che ne sai?
amava, che parlava e niente sapeva, eppur quel che diceva chissà perché chissà, adesso è verità. Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara, va io torni con me. Davanti a te ci sono io, forse ho un altro uomo, e nuove notti e nuovi giorni, cara, non odiarmi se puoi. Guarda che la realizzazione di questo bel videoclip dobbiamo ringraziare veramente Canzonelli perché ha fatto veramente un grande lavoro. È difficile anche, era molto difficile riuscire a assemblare queste cose, tutto in bianco e nero, con un'atmosfera un po' particolare. E adesso che facciamo? Andiamo a conoscere l'artista, vieni? Vai tu? Vado? Vai. Andiamo. Ok. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. Segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, Gabriel De Luca con Giulia, ben ritornati a Ritornelli. Ciao a tutti. Ciao Giulia, a gentile richiesta del pubblico femminile, oggi dobbiamo approfondire la conoscenza di... No, caro mio, non Madonna, di Gabriel, no. Perché ha un background vastissimo alle spalle. È il pubblico maschile che mi ha chiesto di fare un po' di domande alla Giulia. Fai domande alla Giulia. Da quanto lavori con Gabriel e quindi da quando si è formato questo sodalizio artistico? In realtà non è tantissimo. Un'esperienza nuova, nuovissima, al quale sono veramente... Sei fortunata felice. Che boss è? Che boss artistico è? Esigente? Parecchio. Ecco, parecchio. Quindi sei un po', diciamo, che sei un po' esigente, no, per usare un male, eufemismo. Beh, perché tutta la gavetta, capisci, alle spalle. C'è stata una canzone con la quale ti ha veramente scelta, che ti ha, diciamo, ha usato come provino per te? In realtà lui ha avuto una stima, una fiducia nei miei confronti da subito. Il biglietto da visita, insomma, era molto gradevole, devo dire, Giulia. E quindi questo mi ha stimolata, perché io ho avuto un trascorso come cantante, poi come tutte le donne magari abbiamo delle scelte diverse. Facciamo scelte diverse, ma talvolta. E ci si ferma un attimino. E con lui sinceramente ho ritrovato. Quindi Gabriel viene dopo la tua pausa di riflessione? Assolutamente. Allora guarda, dato che è fresca fresca, io voglio subito che tu mi dica un difetto, tanto non ci senti adesso, girati, di Gabriel De Luca. L'hai appena detto. Che difetto è? Non ci sei. Ah, ecco, non ci sei. Perché spesso i musicisti o che lavorano con gli ear monitor, come noi all'antica. Dopo 40 anni. Con le spie vecchie. Dopo 40 anni hanno un po' di inquinamento acustico. Per forza che non però, senti più. A parte gli scherzi, invece il brano nel quale eccelle nelle serate, quello che vedi che proprio fa scatenare l'applauso del pubblico. Sono i mix della Nannini. A tutti i medley. Che però canta lui o canti tu? Canto io. Chiaramente, hai già fatto tutti i medley su misura per Giulia. Certo. Ecco, invece se Giulia mai, insomma, non ha difetti sta donna difetti, a vederla non ne ha, ma invece ce ne ha uno sul palco? Ma lei sul palco è... Allora, ti devo dire una cosa, guarda, la prima volta che l'ho vista mi ha colpito il personaggio, tu sai come la penso certo, io, certo, no? Ci conosciamo da tanti anni. Mi ha colpito il personaggio, poi l'ho sentita cantare. Mi è piaciuto il timbro di voce. È importante. A prescindere da come cantavo o non cantavo. Certo, il timbro c'è è molto timbro importante. Di voce particolare. La Nannini Docet, voglio dire, quella donna è un timbro, non si può dire che sia, no? Una cantante tipo capito? Giorgia, no? Tipo cioè, Mina con la perfezione. Io ne ho avute tante cantanti, escluso Luana, che siamo stati. Salutiamo la mitica Luana, che insomma poi ha avuto anche la pazienza di sopportare anche proprio a casa quest'uomo e l'ha tuttora, insomma, quindi però martire Luana. Avevano questa voce
stridula, cioè, capito? Senza far nomi, che, certo, perché certo. Le conosci anche te, no? Certo. Non facciamo nomi, lei... che si rovina la piazza, altrimenti. Invece lei ha un lei... timbro più... C'ha delle basse quando canta e c'ha anche l'estensione. Quindi giusta. Una bella estensione anche per chi non ne ha detto i lavori, quindi una grande estensione. E mi piace tutto il tipo di voce. La presenza scenica c'è. La canzone nella quale tu ti senti meglio in serata? Che ne so, un melodico oppure una disco, un latino? Quelle di Mina. Le canzoni di Mina. C'è una canzone di Mina che ce l'ho proprio dentro. Allora diciamo che canzone diciamo, è. Diciamo, adesso arriva lui. Wow, apripiamo la porta. L'importante è finire. E allora tutti a vedere Gabriel De Luca, ad ascoltare Giulia in questa versione che ancora non abbiamo, ma la preparerai per ritornelli. Volentieri. Gabriel De Luca, la faremo, Giulia. La faremo. Grazie amici. Ma sì, ci vuole sempre un'emozione. Forte. Ci vuole sempre un'emozione. E quando ce n'è una in più, meglio. Si tratta di Mario J. Fox e Rita Marti, un'emozione in più. Ricordo ancora i suoni e le canzoni a squarciagola, i sogni allora salivano su come la marea. Portami via da qui e passa il tempo, ma non cancella tutto ciò che ho dentro. E questo è il senso che resterà di questa vita mia. Se canterò, se griderò, se riuscirò a darmi un'emozione in più, sarà perché c'è dentro me ancora una bambina che sogna sempre. Cantavo sempre, ho fuoco in gola e l'anima impaziente, e notti stanche che non dormivo mai. E passa il tempo, io me ne frego, in fondo non lo sento, non c'è rimpianto che busserà a questa vita mia. Portami via da qui, se canterò, se griderò, se riuscirò a darmi un'emozione in più, sarà perché c'è dentro me ancora quel bambino che sogna sempre e non finisce mai. Se canterò, se griderò, se riuscirò a darmi un'emozione in più, sarà per me qualcosa che fa esplodere la fantasia. Così sogno ancora e non finisco, sogno ancora e non finisco mai. E adesso arriva la canzoncina del Fagioni, che così rende almeno tutti un po' più buoni. Sì. Anche che il Nelly fa rima anche con Fagioni, Nelly, Belloni. Sì, Belloni. Buoni? Buoni, sì, sì. Va. E basta, perché ci fermiamo lì. Ci fermiamo lì. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Con gli stornelli toscani. Tarairo, tarairo, rarairo, rarairo. Prima di prendere te mangio una ringa e muoio tutta la notte dalla sete. Ti prendo un accidente in sulla lingua quando parli di me, mio traditore. E gira e frulla e la rigiri al molo nuovo, da una pedata un sasso meglio di te lo trovo. Il cappellino lo porti volante,
mi sembri una farfalla per la via delle ragazze nere, canzoni tante, ma la tua donna non si sa chi sia. E gira e frulla, non fare spacconate, se no ti trovi un giorno fracassato di legnate. Tarairo, tarairo, rarairo, rarairo. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Il nostro cuore non ha età. Arriva la grande orchestra di Franco Bagutti. E allora vai con... vai con la musica. Guarisce ogni ferita, ma tu sei mia e non ti lascio andare mai da qui all'eternità. Perché ogni giorno che passa io e te abbiamo voglia di stare sempre insieme, na na na. Abbiamo dentro quel tocco di follia, di fantasia, di complicità. Il nostro cuore non ha età, è sempre giovane sarà, più passa il tempo sai, più ho bisogno di noi, per niente al mondo mai, io non ti tutti. Amici. Poi mi raccomando, stasera tutti a ballare, tutti certo. A ballare stasera, Ma mi raccomando, lei è la danza del ventre, danza veramente, del lei è la danza del ventre fatta danza del ventre. Come si farebbe un po' di danza del... Però vestita non è proprio adatto ma il vestito, che, però. Guarda, vedi? Ogni vestito è all'uopo. Vedi? Fallo un po' tu, Luciano Nelli, No, io... è più da hula hop. Da hula hop. Andiamo! Ci vediamo domani! Andiamo ciao a ballare, a tutti. Ciao! Bacioni, ciao! Quanti ritornelli